Una casa di paglia che non venga giù al primo soffio del lupo di turno. Non è un sogno, anzi è un progetto che la Regione Puglia ha finanziato attraverso il bando Principi Attivi del 2010. L'idea, che è diventata una società che si chiama Palea, è venuta a due giovani piemontesi naturalizzati pugliesi, che hanno sviluppato la loro idea a giovinazzo grazie a uno studio di architettura locale. Tecnologie che sono sperimentate nel nord Europa e in parte in nord Italia, che partono dal recupero di alcuni saperi tradizionali, uniti però alla esigenza del tutto contemporanea di utilizzare materiali naturali. La reversibilità della struttura è uno dei punti forti, insomma, del progetto, e proprio l'idea è stata la ricerca, si è basata sul cercare di integrare la progettazione, quindi tutta la parte di forma, a quella proprio degli materiali utilizzati. Il primo progetto a cui è stata applicata la tecnologia di Palea è un'area spettacoli che, se il progetto verrà approvato dal comune di Giovinazzo, sorgerà vicino alla statale 16. Di paglia sarà fatta la foresteria della nuova struttura, in modo da permettere un bassissimo impatto ambientale grazie alla completa reversibilità della struttura. Un primo progetto prevedeva una struttura tradizionale, con una tecnica costruttiva tradizionale pugliese. Palea si è inserita in questo progetto nel tentativo di creare una edilizia sostenibile e completamente biocompatibile all'interno dell'area, quindi sfruttando una tecnologia che potesse in tutto e per tutto salvaguardare l'ecosistema dell'uliveto. Diamo quanta più forza e vigore possibile a questo progetto, perché è chiaro, ha due peculiarità fondamentali: va verso il turismo e soprattutto è fatto dai giovani, che sono due cose che rappresentano il futuro della nostra città.